Che finì
amici, c'era una volta un paese lontano e magico. Si chiamava Painting, nome assai strano, moderno, con abitanti decisamente alternativi. La creatività era la forza di questo paese, innovativo e molto colorato. La creatività era la forza di questi cittadini, che respiravano olio di lino, trementina ed essenze. Persino chi abitava nelle frazioni vicine, coltivava i campi di passioni artistiche, utilizzando tecniche sempre nuove. E così tutti seminavano arte, tutti tranne una, la povera Luce, piccola bambina, e pensare che avrebbe potuto fare grandi cose. Eccola, vedete? È anche molto carina. Già, ma sfortunata lei, fu vittima di un crudele incantesimo ideato dal terribile rassegnato mago Puglio Pesto. Un curioso nome, non credete? Ideato da tutti gli abitanti di Painting. Egli, infatti, dovete sapere, viveva un tempo nelle tenebre più oscure della terra, per paura di mostrare il suo viso rovinato, mostruoso, a causa di un'errata magia della fata Smemoranda. Essa, credendo di procurargli un'orticaria al viso per qualche ora, fece invece questo danno definitivo al suo volto. E così sono anni che Smemoranda cerca di ricordare le parole giuste, ma fino ad oggi nessun risultato. Prima di allora vissero d'amore e di gioie, finché le incomprensioni continue non ebbero la meglio. Guerra e pace, buio e luce, odio e amore. Thank you.
oscuro il cielo con una grande magia, costringendo tutti gli abitanti a vivere nel buio più assoluto. Smemoranda, ti starà segnata, dovete trovare una soluzione. Non si poteva vedere la luce e non si poteva scappare via, perché non si trovava la strada da percorrere. Quindi potete immaginare che tragedia! La gente moriva per la depressione e per l'assenza di sole. Finché un giorno successe qualcosa che ha dell'incredibile. Il grande Apollo in persona, dio del sole e del latte, scese sulla terra per portare la luce, la primavera e tutti i colori. Potete immaginare, il mago andò su tutte le furie. È impotente davanti a tutta quella luce. Non poté fare altro che scagliare un incantesimo sulla figlia di Apollo appena nata, Luce. Insomma, chi ci rimise per un litigio d'amore fu la piccola Luce. Che ingiustizia, davvero sfortunata. E così, da quell'evento nacque Painting, il paese del latte dei colori. Lì si poteva usare, sperimentare, latte faceva la padrona, libertà d'espressione assoluta. Ah, ma scusatemi, non vi ho ancora detto che incantesimo subì la piccola Luce. Ebbene, egli fu privata della gioia di vedere tutti i colori esistenti. Per lei l'universo era in bianco e nero, con la sfumatura di grigio. E non fu solo questo il dramma, le fu privata anche la gioia di capire latte in tutte le sue forme. Certo, subì un incantesimo ben studiato a tavolino, visto che viveva Painting, il paese del latte, dei colori. I primi 6 anni di vita li trascorse protetta nelle mura del castello di famiglia. Ma adesso si deve sbrigare. L'incantesimo parla chiaro, le rimangono solo 7 giorni di tempo compiuti i suoi 6 anni di vita per scoprire l'enigma nascosto, la parola magica segreta. E così, eccola, sperduta e catapultata in questa strana e sconosciuta realtà. Ascolta bene, tendi le orecchie, la
se ne troverai, se gli abitanti ascolterai. 10 lettere, una parola, che nel cielo spesso vola. 7 giorni avrai il tempo, sì veloce come un lampo. I colori e l'arte sono soluzione ed un tuo dono. Ma cosa vorrà dire? Raccontatemi qualcosa di voi. D'accordo, allora, noi siamo i futuristi. Futuristi? Che cosa significa? Noi siamo il simbolo del progresso, figlio di un nuovo uomo, dell'età delle macchine, della velocità. Del rumore, dell'illogico, del casuale e del non senso. Dinamismo e movimento, è la nostra parola d'ordine, non è meraviglioso? Quindi siete sempre in movimento. Esatto, ma secondo il nostro punto di vista, anche un corpo fermo si muove, perché partecipa al dinamismo universale. La durata è in sintesi un tempo passato, presente e futuro. Le nostre pitture sono un'esplosione di colori e amiamo utilizzare svariati materiali. La nostra è un'alta azione! Siamo coraggiosi! Audaci! Ribelli, adesso dobbiamo parlare. Ma come? Così presto? E io come posso fare? Ci spiace, ma dobbiamo diffondere energia nello spazio. Dinamismo, dinamismo, forza ragazzi! Arrivederci Luce, ricorda, energia l'ottava lettera. Futuristi, come toglierò questo maledetto incantesimo? È un'impresa impossibile. E poi che cosa avrà voluto dire con quella frase sulla lettera? Oh.
sei? Io sono Fata Smemoranda. Io sono... Io so chi sei. Ti chiami Luminosità. Veramente mi chiamo Luce? Sì, certo, Luce è la stessa cosa. Comunque, ricapitolando, io sono la fata buona che ti aiuterà a sciogliere l'incantesimo. Se solo... Se solo? Mi ricordassi... Nulla, nulla mi verrà presto in mente. Ti ho già detto che mi chiamo Smemoranda? Sì, certo, fata. Lo hai già detto. Scusa, a volte mi capita di dimenticare. Scommetto che avrai una gran fame. Andiamo a mangiare, è quasi ora di merenda. A dir la verità, Smemoranda, è quasi ora di cena. Cena? Ah, giusto, cena, che sbadata. Dai, andiamo. Visto
che Smeralda spesso dimentica le cose, forse non l'avrebbe fatto male scrivere qualcosa. Forse adesso, buio pesto, avrebbe un volto normale. Ma prego, guardiamo questo nuovo incontro.
Questa pennellina è sempre più svitata. Mi piace così tanto. Che cosa stai facendo, Luce? Prendo appunti, come ti avevo già detto. Ah, sì, ricordo. Artisti, che ne dite? Andiamo? Sì, torniamo a casa con tutti i possibili materiali, non so più nella pelle. Devo provare più presto. Dai, andiamo! Non prima di aver aiutato Luce. Grazie. Giusto, è importantissimo che tu sappia. Al come arte al primo e secondo posto. Scrivi, tesoro, scrivi. Ma non è il contrario al mio quaderno? Devo ammettere che forse non è così inutile. E va bene, aiuta. Buona fortuna, spero tu possa vedere presto i colori. Arrivederci! Tu non sai quanto io mi senta in colpa per tutto questo. Se solo io e voi questo non avessimo mai litigato, a quest'ora tu non avresti alcun problema ed io sarei felicemente fidanzata e capita. Ma era un rapporto impossibile il nostro, sempre a litigare. Avevamo idee contrastanti. Poi la mia magia sbagliata e il suo volto deturpato. Che cosa vuoi dire? Voglio dire, amavamo cose diverse. Lui il buio, io la luce. Lui la guerra, io la pace. Ma ne cercherò di decifrare un po' di nuovi appunti scritti.
amici, secondo voi riuscirà questa bambina a trovare la soluzione? Ma attenzione, guardate chi sta arrivando, il mago, con Nerina, la sua assistente. Allora, ti vuoi muovere, Nerina? Arrivo, mago. Sei sempre così irritato e nervoso. Per quello che mi parli e per sopportare i tuoi sfoghi, dovrei essermi andata già da molto tempo. Ma lo sai, anche se sei burbero irritante, ormai, dopo tanti anni, ti sono affezionata. Sto guardando quella bambina, è in cerca di risposte, ma non troverà mai quella giusta. E poi, guarda un po'. Fata smemoranda, è con lei! Esatto, quella matta smemorata! Come pensi di aiutarla? Guarda come mi ha ridotto per colpa della sua poca memoria. Ma su, mago, lo sai che non è stata sua intenzione. Dopotutto è stata la tua fiamma, la tua fidanzata per anni e sono convinta... E sei convinta? Che ci sia ancora del tenero. Non dirlo neanche per scherzo! Sono mostruoso e nessuno mi vuole guardare. Lei mi disprezza, non farà nulla per aiutarmi, non mi farà tornare normale. Se tu cercassi di essere più gentile nei suoi confronti, magari lei riuscirebbe a ricordare. Insomma, basta con tutti questi discorsi inutili. Povero me, mi verrà luce la prima o poi.
Tutto sembra tale con mago cattivo, anche se questo vuole far credere. Ma arrivati a questo punto della storia erano già passati 3 giorni, i tempi si stringevano e Luce doveva concentrarsi intensamente per vincere quel tristissimo bianco-nera vita. Mago, da dove arrivi? Qualche strada più in là rispetto al mio studio o lavoratore Omar. Ero lì con lei poco fa. Certo, la bravissima fotografa, tua musa ispiratrice. Sai, adesso mi è chiaro il tuo modo di operare. Non raggiungi una purezza pittorica, se non era sconosciuta. Come al solito, sei 20 anni luce, sei geniale. A proposito di geni, non dovrebbe essere già arrivata Fata Smemoranda? C'è dato appuntamento qui, in Piazza degli Artisti, giusto? Giusto. Fata. È puntuale, sarò nel far guai. Scusate, voi siete i cubisti, vero? Sì, siamo noi, ma tu chi sei? Rimango smemorando qui da voi. Io sono Luce, la figlia di Apollo. E ho tanto, tanto bisogno del vostro aiuto. Ma la fata? L'ho persa di vista. Ieri era triste, pensava al mago. Ancora con questa storia. Il loro amore e le loro incomprensioni hanno causato per molto tempo in questo paese problemi e inquietudini. Per questo motivo e per il tuo futuro ti auguro di poter risolvere questo enigma al più presto. Alcuni di noi artisti hanno indicazioni da darti, ma nessuno può suggerirti la soluzione completa. Devi capirla da sola, come l'arte. Ti deve trasmettere delle emozioni, devi interiorizzarla. Quindi tu mi stai dicendo di... Di aprire gli occhi, mia cara, ma dove eri finita? Ma sei tu ad essere sparita, hai detto che... Avevo solo bisogno di un po' di solitudine. Tutto. Ecco, fata, questi artisti sono i cubisti. Lo so, Luce, lo so. E lui è il signor Picasso in persona. Ma ovviamente a te questo nome non dirà nulla, ovviamente. Posso sapere quindi qualcosa di voi, della vostra pittura? Dai, Brack, rispondi tu. Definire la nostra arte cubista in due parole non è affatto semplice. Ma ti posso dire che un esempio della rivoluzione prospettica della resa simultanea degli oggetti da differenti punti di vista sulla superficie dimensionale della tela coesistono elementi vicini e lontani del cielo, della terra, il sorriso, gli alberi, il canto del carattere magico come le maschere africane dalle quali abbiamo avuto ispirazione. Le origini della storia dell'umanità. L'arte negra, le nostre figure si solidificano in strutture. Ove si compenetrano impianti solidi geometrici con un carattere architettonico. Anche l'uso del colore è fondamentale, come l'informazione che stiamo per darti. Grazie, pronta per scrivere, artisti. Non ti abbattere, non la... Fine! È questo l'indizio? Sì! A questo punto direi che possiamo tornare ai nostri pennelli. Sì, cubisti, il vostro compito è ora terminato. Possiamo salutarci? Oppure desiderate farmi un ritratto? A dir la verità, sono molto ispirato da questa bambina. Ha un volto così interessante da ritrarre. Vieni con noi, Luce. Solo qualche minuto per un veloce schizzo. Certo, che bello. Un ritratto tutto per me. Subito, fata. No, alla fine? Questo è un vero enigma. Memoranda, sei qui? Nerina, da quanto tempo? Che combini? Soliti intrulli di coda di rospo? Se non ricordo male, un tempo adoravi la mia cucina. Già, anche se spesso confondevo il pranzo con la merenda. Se ti ricordi ancora, allora non sei proprio così tanto smemorata. Lo sai che io sono molto, molto arrabbiata con te. Hai combinato un grosso guaio e il mio padrone sono 6 anni che è di malumore, irascibile. Se continua così un giorno o l'altro me ne andrò. Seria? Non lo abbandoneresti mai. Tutti sanno che hai una cotta per lui da sempre. Ma come osi? Tu invece l'hai fatto senza nessun timore, senza riflettere. Avevo i miei buoni motivi. Adesso basta. Ciao, Nerina. Torna alle tue code di rospo che io torno ai miei impegni presi verso quella povera bambina. Sento così in colpa.
rilasso a dipingere. Non mi preoccupo degli errori per fissare le mie sensazioni. Questi riflessi d'acqua sono diventati per me una vera e propria ossessione. Hai ragione, Maria. La mia preoccupazione è sempre stata al cielo, perché se aspetti mi fa cambiare dei piccoli. Perché il più percettibile è completamente atmosferico e cambiarmi improvvisamente l'aspetto. Parole sante, signor Presidente. Ah, quanta poesia trasudano gli impressionisti. Ho sempre avuto un debole per loro. Ma torniamo alla dura realtà. Erano ormai passati 5 giorni e Luce non aveva ancora trovato la parola magica segreta, nonostante gli utili appunti scritti sul suo quaderno. Ma eccola, sta arrivando. Signora Miranda, credi ancora che io possa trovare... Che bel posto! Il mare, il sole! Una bella impressione, vero? Mi brillano gli occhi. Vedo tante, tante tonalità di grigio. Vedimi, cara ragazza, prima di presento, mi chiamo Sisley. Volevi parlare di grigi? Questo è un tipo di colore. Artisti, se vi dicessi che lei è la figlia di Apollo? Tutto chiaro, scusate se mi sono permesso. Non importa. In questi giorni ho conosciuto numerosi artisti a Painting e tutti hanno detto la loro. Sì, moltissimo, è rilassante, poetico. Beh, non vorrei sembrarti poco sensibile, ma ti rimane poco tempo, ci sarà poi tutto il tempo per rilassarsi. Anch'io del resto... Sono molto stanca, devo dire che questo è stato un mese incredibilmente faticoso. Una settimana faticosa, smemoranda, non ricordi? 7 giorni. Sì, certo, e come potrai dimenticare? Ciao Luce, mi chiamo Fissano e noi siamo gli impressionisti. Impressionisti, che bel nome! Mantenerci all'aria aperta con una tecnica rapida che ci permette di completare l'opera in poche ore. Ecco perché mi chiamate impressionisti. Brava, giusto! Ti meriti di vedere il colore del sole. Quando lo vedrai sarai allegra. Allegra! Ricorda le prime 2 lettere di questa parola. Al 6° e 7° posto. Aspetta, prendo appunti, grazie. Andiamo? Dobbiamo finire i ritocchi in atelier. Ciao, a presto Luce, che tu possa vedere i colori. Ciao artisti, grazie. Ciao, a presto. A presto. Vuoi assaggiare una bevanda molto dissetante inventata da me? Certo, fatta, ma ti ricordi gli ingredienti? Credo di sì. Questa volta ti stupirò, andiamo! Sì. Si era instaurata una bella amicizia fra Luce e Smemoranda. In fondo si facevano compagnia vicenda, proprio come... Ancora con questa sfera, mago, mi sembri il mago Silvan. Silvan? Chi sarà mai? Lasciamo stare, insomma, che vedi? Vedo Luce e quella pazza. Sorseggere una bevanda, spero sia quella famosa limonata camomillosa inventata da Smemoranda. Perché lo speri? Fa venire un gran sonno. Ma se Luce si addormenta non avrà più tempo. Appunto? Sei senza cuore, in fondo cosa ti ha fatto quella povera bambina? Uffa Nerina, ti sei trasformata nel grillo parlante di Pinocchio? Magari fosse la tua coscienza, te l'hai fatto ragionare già da molto tempo. Ma che cosa c'era in quella bevanda? Non mi ricordo, bambina. Non mi ricordo. Era ormai giunto il 7° giorno. Per colpa di Smemoranda, un giorno perso a dormire.
Forse è stata la mia bevanda. Grazie, Nerina. Ho sempre saputo che tu possiedi un gran cuore. Rimandiamo i ringraziamenti dopo. Adesso aiutiamo Lucia a mettere a posto gli appunti sul quaderno. Certo, gli appunti sul quaderno. Allora, ho incontrato molti artisti a Penting, appartenenti a molte correnti artistiche, come i futuristi. Che ti hanno detto? Energia è l'ottava lettera. Quindi E nell'ottavo posto. Giusto. Poi? Poi ho incontrato i dadaisti. Ebbene? Gli hanno detto R come arte al primo e secondo posto. Bene, pare che questa parola inizi per R. Sì, poi hai incontrato i cubisti, Picasso. Sì, loro mi hanno detto non ti abbattere, no, alla fine. Quindi, R, puntini, puntini, E. E gli impressionisti romantici che ti hanno detto, cara? Mi hanno detto ricordati di Allegria, delle due prime lettere di questa parola, al sesto posto. Quindi, pare che questa parola si inizia a formare. Arco, puntini puntini, aleno. Arco aleno, che cosa vorrà dire? Manca ancora qualcosa, forse le frecce? Ma questo aleno assomiglia a veleno? Ma che c'entra l'arco con il veleno? Già, non c'entra nulla. Aspetta, non avevi quella filastrocca in tasca? L'indice iniziale? Sì, certo, eccola. Ascolta bene, tendi le orecchie, la soluzione troverai se gli abitanti ascolterai. Questo l'ho fatto, ho ascoltato tutti gli artisti che ho incontrato. 10 lettere, una parola. Questo è importante secondo il nostro ragionamento. Arco aleno contiene solo 9 lettere, quindi ne manca una come già sospettavamo. Che nel cielo spesso vola, che nel cielo spesso vola. L'arco spinge nel cielo le frecce. 7 giorni avrai di tempo, sì, veloce come un lampo. I colori e l'arte sono soluzione ed un tuo dono. I colori sono la soluzione. È difficile, non credo di riuscirci. Ormai manca poco tempo, bambina, e questo non mi sembra il momento di arrendersi. Sì, lo so, ma... Concentrati, manca solo una lettera. E con un tempismo perfetto arrivarono gli astratisti. Sì. Chi siete? Astratisti. È importante che tu sappia. La luce si può scomporre. Il mio nome, la soluzione. Luce, cielo, scomposizione dei colori. Arco! Arcobaleno! E questa è la soluzione, finalmente! Ce l'hai fatta, bambina, ce l'hai fatta! Thank you.
tutto si è risolto per luce. Sarebbe bello se tu, smemorando, ricordassi la formula per far tornare normale il mio padrone. Nerina, non infierire. Ho già avuto abbastanza problemi. E poi io ci ho pensato, ho ripensato, ho provato. E non hai scritto? Ma certo, adesso mi ricordo, avevo un foglietto. Ma certo, il libro delle magie. Pare che tu ce l'abbia fatta, figlia di Apollo. Mi chiamo Luce e tu immagino sia il mago buio pesto. Non ti vergogni per quello che mi hai fatto sopportare. Sono molte le cose di cui mi vergogno, compresa questa faccia? Sogno che tu ce l'abbia fatta, che ti sia finalmente ricordata. Che cosa vuoi dire? Beh, fammi pensare, la tua memoria fa schifo? Cosa? Vuoi che mi penta per quello che ho appena fatto? Insomma, sono 6 anni che sono in queste condizioni, non ti vergogni neanche un po' per quello che hai fatto. Mi hai rinchiuso a vivere nell'oscurità. Beh, non è certo tutta colpa mia, se solo tu non fossi così, così... Finiranno mai di litigare? Ah, l'amore. Ma come si suol dire, tutto è bene ciò che finisce bene. Meglio una vita colori, con infinite sfumature, ricca di magia e di fantasia. Al di sopra dell'arcobaleno esiste il segreto per una storia infinita. A petit bon la chance.
Bene, finito il primo tempo. No, non è vero, fate un bel applauso a questi ragazzi. Adesso ed è impressionante per me che sono abituato, ma per i ragazzi che sono un po' meno abituati a vedere un pubblico di questa dimensione, penso che sia veramente emozionante. Non trovate? No? Sì? Insensibile. Non è vero, non è vero. Fate quella cosa che... Anzi, facciamo una cosa. Facciamo un applauso al pubblico, va? Vediamo se... Non capita questo. Beh, io prima di fare i ringraziamenti e poi se a furor di popolo richiedete un bis, vedremo se riuscirà a trovare qualche sinfonia di Beethoven, vediamo un attimo. Chiamo qua un attimo il nostro presidente Aldo, al quale farei un caloroso applauso. Qua, se ci ammazziamo dobbiamo pure pagare la multa, quindi è questo. Siamo assicurati, state tranquilli, abbiamo provveduto. Allora, a me tocca il graditissimo compito di intanto fare i complimenti a loro, quindi un altro applauso. Poi passare ad alcuni ringraziamenti. Molto di quello che vi dico è già stato scritto proprio per evitare di dimenticare qualcuno e quindi nel programma di sala trovate il capitoletto ringraziamenti, dove adesso sintetizzo un ringraziamento corale e generale all'amministrazione comunale. Voi sapete che il cinema è in gestione a una società partecipata. Questo spazio in particolare non doveva essere aperto prima di una certa data e quindi questa serata non avrebbe avuto luogo se non ci fosse stato l'interessamento di alcuni assessori, del vice sindaco che saluto, è qui presente, grazie vice sindaco, che hanno convinto il gestore, nonostante che questo sia un periodo di ferie, avete visto il cinema è chiuso, ma l'arena estiva è aperta e questo è avvenuto grazie a questo interessamento e quindi è dovuto un ringraziamento. Io dico che è dovuto al cittadino di e quindi ringrazio il vice sindaco di aver fatto il suo dovere. Grazie. Adesso ringraziamo chi ha fatto veramente la parte da leone, quindi i ragazzi che sono i vostri ragazzi e quindi è particolarmente gradito rappresentare questa situazione che è una situazione che ogni anno andiamo a ripresentare. Sono i ragazzi che frequentano le scuole dell'obbligo, sono dei ragazzi che non necessariamente sono particolarmente dotati dal punto di vista artistico e musicale, ma avete visto che con la loro volontà e con l'impegno di coloro che lo fanno prima per passione e poi per lavoro, i docenti sono capaci di rappresentare sia la musica, sia il teatro, sia la danza con un buon livello di esecuzione. E questo sta a significare che quando si vuole fare qualcosa e farlo bene, se c'è impegno da parte di tutti, ci si riesce. Quindi bravi ragazzi e bravi docenti.
questa sera il musical è stato diretto, come tutti i musical da ormai un po' di anni, da Matteo Bariani. Matteo è il direttore artistico dell'Accademia Musicale di Arenzano, nota come Accademia Musicale Teresiana. Quest'anno è il 31esimo anno di vita di questa attività culturale e quest'anno cambierà nome, perdendo un aggettivo ma aggiungendo un partitivo molto importante. Da Accademia Musicale Teresiana diventiamo Accademia Musicale di Arenzano. Questa serata si è resa possibile grazie a una collaboratrice molto importante dell'Accademia, che è Augusta Patrone. Con la collaborazione determinante per le coreografie di Angelica Boccardo. Di Beatrice Rossi. E di Carolina Traverso. Avete sentito delle canzoni, delle musiche, sono state suonate dalla orchestra giovanile e cantate e interpretate dal coro e dagli interpreti dell'Accademia Musicale Teresiana e dell'Istituto Comprensivo di Arenzano. Avete visto che per dei colpi io cerco di seguire fedelmente quanto è già stato annotato e quindi non posso mancare di ricordare il corpo di ballo studio D.Y.V.Top di Genova Pecca. E l'associazione sportiva dilettantistica California Club di Arenzano. Le scenografie e i costumi sono stati prodotti da Daniele Cerruti, Ilaria Giubilei e Gloria Parise. Nei titoli di coda non si manca mai di citare Elena Polito, che è la sarta dei bei costumi che avete visto. Prima i docenti, che poi sarebbero gli insegnanti, ma soprattutto gli amici dei vostri figli, dei vostri nipoti, e in stretto ordine alfabetico, per cognome, chiamo ad alzarsi Igor Barra, flauto traverso. Matteo Bariani, musica d'insieme. Valeria Bruzzone, canto. Andrea Camoirano, chitarra elettrica. Sara Canta, chitarra classica. Giorgio Falco, chitarra classica. Enrico Oliveri, batteria, percussioni. Gianluca Origone, chitarra elettrica.
la new entry Diego Pagliughi, violino. Fresco di conservatorio, ma già molto capace e molto amato dai suoi allievi. Augusta Patrone, recitazione e scenografia. Come si fa a citare Alberto? Alberto, qui c'è scritto pianoforte, ma voi pensate che sia solo pianoforte? E chi è che ha condotto il camioncino con tutte le attrezzature? E chi è che smonterà tutte le attrezzature questa sera? Alberto Perfetti! Canto e pianoforte, Guido Rippoli. Canto e pianoforte, Caterina Vallarino. Questa sera quando arrivo a casa litigo. Non devo citare mia moglie, quindi Giovanna Vallarino. Per una buona pausa. Finisco ricordandovi che non solo cambiamo nome, rimanendo sempre gli stessi, ma cambiamo anche sede. E questo grazie di nuovo all'amministrazione comunale che ha avuto un'intuizione. Siccome Villa Maddalena, che è indubbiamente un luogo consono per altre attività, forse un po' meno per una scuola di musica, ci stava un po' stretta, ci è stata offerta la possibilità di uno spazio molto più ampio, quasi il doppio in termini di superficie, e quindi dal 1° di giugno abbiamo sottoscritto un contratto d'affitto, quindi paghiamo l'affitto, questa volta non è più un comodato, un affitto di favore, e dal giorno 23, giorno dell'inaugurazione, sabato, fra due sabati, andiamo al casone, il Ucasù, detto in italiano ex Movita, che non c'è più, e quindi prossimamente Palazzo della Musica. Noi ci siamo un po' allargati, ci scusiamo, ma è la sede già del Sipario Strappato, diventa anche la sede della nostra associazione, e vi invitiamo tutti sabato 23 all'inaugurazione. Ci sarà un altro concerto con questa volta i maestri che suoneranno colonne sonore di celebri film. I prossimi appuntamenti sono sabato prossimo, 16, ore 15:30, Villa Mina, saggio dei piccoli musicisti e mostra laboratorio espressivo, il suono della natura. Giovedì 21 è la giornata europea della musica e in questa occasione iniziamo un percorso che speriamo di proseguire nei prossimi anni, quindi ogni 21 giugno, che fra l'altro è la serata del solstizio d'estate, quindi il giorno più lungo in termini di illuminazione, e andiamo a suonare musica in un posto non convenzionale. Questa volta abbiamo scelto il nuovo supermercato Ecom Ti Gusto, via di Francia 15 a Renzano, sopra la Coop, tanto per capirci, siamo di Renzano quindi sappiamo dov'è. Questa non è una scelta commerciale, non andiamo per fare pubblicità a un nuovo supermercato. Abbiamo provato a vedere se potevamo farlo nell'aeroporto di Renzano, ci è stato detto che non c'è. Sulla stazione avevamo qualche problema di transito e di ritardo dei treni, e abbiamo scelto un luogo non convenzionale, come viene suggerito da coloro che hanno inventato questa giornata, che è una giornata per portare la musica fuori dai teatri, fuori dai luoghi deputati. E abbiamo pensato a un supermercato dove le persone vanno a fare tutt'altro che a sentire musica. Speriamo il prossimo anno di andare da un'altra parte e avanti così. Quindi il giorno giovedì 21 giugno, ore 19:30, esibizione di docenti e allievi di strumento e canto moderno. Il titolo è Ama la musica, perché Ama è il nuovo nome della nostra associazione, Associazione Musicale di Renzano. Bravo.
Venerdì 22 giugno alle ore 21, Villa Mina, gentilmente concessa dal Comune, saggio degli allievi di canto lirico, ore 21. E ripeto, e qui concludo, ringraziandovi dell'attenzione e scusandomi della lunghezza, ma c'erano tante cose da dire, sabato 23 giugno, ore 21, inaugurazione della nuova sede. Siccome seguirà un brindisi, siete tutti invitati. Grazie, buonasera. Grazie Aldo. Allora, prima di farvi un bis, ma lo facciamo soltanto se c'è una richiesta da parte vostra. No, un momento, prego, è facile. Mi stanno boicottando come il Bounty, vedete. Allora, volevo fare velocissimamente, alzare sezione per sezione per ringraziare ancora una volta questo. Intanto partiamo dal coro che è già in proscenio, coro, anzi facciamo un unico ringraziamento, coro, corpo di ballo, docenti di ballo, sarta, sartoria, tutto qua. Un grande applauso. Diciamo non musicale dei nostri progetti. Invece l'orchestra con la quale, come di consueto e come in tutte le manifestazioni che insomma organizza l'Accademia Musicale, si lavora tutto l'anno, quindi questo, se vogliamo, è un po' l'ultimo atto, dopodiché abbiamo questa estate per come dire rilassarci un attimino, non noi, perché i corsi dell'Accademia continuano, sia i corsi estivi, sia i corsi di specializzazione musicale, eccetera, eccetera, con tanti progetti, e seguiteci perché abbiamo anche diversi concerti che non sto qua a citare in questo preciso istante, ma potete senz'altro seguirli sul sito. Volevo far alzare sezione per sezione, partendo dalle percussioni che sono laggiù in fondo e non si vedono tanto, però ci sono e sono i motori pulsanti di tutta l'orchestra, assieme al basso elettrico. Grazie, ma perché poi prendono confidenza, ci stanno. Poi fare alzare tutta la parte destra, la parte armonica, tutte le tastiere pianoforti. Bello che invece di guardare il pubblico guardano me. No, guardate, cioè, mica vi ringrazio io, Bravi. Continuerei dalla sezione chitarre. Prendete di questo applauso, poi potete sedervi. Continuiamo con i flauti dolci. La sezione più numerosa. Flauti traversi. Poi abbiamo oggi anche due strumenti anche un pochino inusuali per noi, che sono uno il corno francese, fallo vedere che... devo fare una dimostrazione, lo srotoli un attimo e vediamo un po' cosa... se c'è tempo, ma non c'è tempo, mi dispiace, sarebbe interessante, ma un'altra volta. Poi abbiamo il clarinetto, flauto per me, ma siccome non sono l'istrumentista, oggi abbiamo messo il clarinetto. E infine la sezione più, non so come dire, più, a voi l'immaginazione, così potete sbizzarrirvi come volete, i violini. Allora, adesso vi salutiamo, il coro se si vuole posizionare, se no se volete far casino, andare a far ballare la nonna, fate come volete, vi riproponiamo un brano per salutarci, per rivederci l'anno prossimo, non Harry Potter, ve lo scordate perché non lo scordate, cioè non lo sopporto più, ah, bellissimo Harry Potter per carità, Harry Potter se mai facciamo, no, beh ringrazio ancora... veramente tutto il pubblico e
principalmente perché tutto quello che avete visto stasera è frutto di un vostro investimento, investimento sulla formazione dei vostri figli. Io sono padre, ho due figli e nonostante siano anche piccoli li faccio studiare musica, perché credetemi, e lo sapete, Giovanna lo sa perché li vedi tutti i giorni, i ragazzi sono migliori da tutti i punti di vista, quindi continuate a farli studiare musica, che fate veramente bravi genitori. Allora, direi che siamo pronti, come bis facciamo un canto cecoslovacco in latino stretto, una quarantina di minuti e è finito. Detto questo, vi ringrazio personalmente, continuate a seguirci, continuate a frequentare la nostra, siate curiosi perché andiamo in una sede che è fantastica, quindi noi quando siamo entrati siamo rimasti, come dire, affascinati da dalla potenzialità che avrà questa sede, quindi venite a trovarci, venite a curiosare perché abbiamo tantissime idee, tantissime intenzioni di ampliare i corsi, di fare sperimentazioni, non ultima quella di aprire un corso di tecnologie audio, quindi dare l'opportunità ai ragazzi anche di registrare, fare registrazioni, produrre dei dischi. No, l'ho pagata la tessera sociale. Sì, ecco, giustamente, come vi dicevo prima, anche la musica, la scuola estiva, quindi il proseguimento di quello che l'Accademia fa durante l'anno normalmente anche d'estate, quindi la possibilità di non interrompere i fatidici 3 mesi di vacanza, dove i ragazzi, un po' più, anche giustamente, vanno al mare, vanno in vacanza, ma è un momento per continuare a lavorare, a fare progetti sempre nuovi. Chiaramente siamo noi docenti che continuiamo a produrre queste iniziative. I ragazzi sono pronti, sapete che pezzo si fa? Canto cecoslovacco. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una grandissima estate e vi abbraccio per tutti.